Bella, bella ragazzi, mettici video tutorial su come fare il mangime per le mucche comprando le robe, ma potete tranquillamente poi farlo con i vostri campi. Allora, andiamo a comprare il carretto per fare il mangime. Allora, sono tutti uguali, funzionano tutti allo stesso modo, questo è più grande e questo è più piccolo. Prendiamo questo qui, che è quello base che tutti possiamo comprare bene o male dopo che la nostra farm è un po' avviata bene, ok? Ecco. Allora, scendiamo la macchina. Io ho preparato qui sia le balle quadrate che le balle rotonde. Allora, per poter fare un mix perfetto dovete miscelare, raga. Allora, spieghiamo, accendiamo, allora dovete usare l'L1 più su e giù, questo è il tritura balle, vedete che sta buttando dentro, ok, 100%. Una di fieno, una di insilato, vedete la quantità, potete anche andare via, eh? È bello questo, perché fate il mix perfetto. Qui è, via. E dopo, adesso vi spiego subito che cosa ho comprato. Okay. Questo è il mangime in generale. Ok, facciamo qualcosa di mangime. Penso che ci vada dentro. Un bancale di mangime. Stiamo attenti però, facciamo le dosi giuste. Ecco, no, io a livello mangime sono a posto. Mezzo bancale, a pieno siamo a posto, io butterei dentro un po' di pieno, e vai diamo di insilato. Questo fate un mix perfetto, ragazzi. 100%, vedete le proporzioni del mix sono fantastiche, sono perfette. No, si potrebbe mettere un po' più di insilato, però dovete stare dentro nel range. Allora, le balle o le fate voi o le comprate sono queste, cioè la balla quadrata o rotonda è identica, non cambia assolutamente niente, cambia soltanto se è quadrata o rotonda, e sono quelle di fieno di insilato, quindi per un carretto ci bisogna comprare due barre di fieno, due barre di insilato e due barre di paglia. Poi andate in pallet, tutto in fondo, e comprate il mangime minerale, così avete un mix perfetto. Lo rifacciamo, compriamo anche l'altra macchina, la Faresin, e andiamo con le balle di rotonde, segniamola. Questa è bellissima, questa soldi, quindi. Ok, quindi accendiamo il carro oscillatore, dispieghiamo la macchina e accendiamo il carro. Allora cominciamo dall'insilato, basta avvicinarsi, raga. Facciamo un mix perfetto. Io li buttavo dentro anche con il, buttavo dentro proprio la balla di fieno con il muletto,
e era molto divertente, però diciamo che la cosa più stupida. Lo vedete là, la quantità. Ok, su questa macchina c'è stata una balla di pieno. Anzi, allora, due balle di pieno, una balla di... aspetta che non mi ricordo mai, Marco, che memoria, di paglia, due di insilato, questo carretto, raga, è tanta roba, bello grosso. Secondo me ci sta dentro un bancale intero di sacchi. Infatti basta che gli andate sopra, vedete che mi fa, mi mette dentro il conto, io sono dentro tutto il carretto, un bancale intero. È finito quel bancale. Okay, vediamo un attimo il Bix. Arca, purtroppo magia minerale, devo stare un po' più attento. Andiamo con l'insilato, tanto possiamo usare sia le balle rotonde che le balle quadrate. Paglia. L'L1 e il destro, alzato e abbassato. Vedete quanto mangino ci sta in questa qui. Con le proporzioni poi, ok, ci sta del fieno ancora, io ce ne ho un po', però avevo avanzato che ho un sacco di animali da mangiare, e vedete anche poi il minerale mangiare, perfetto, mancherebbe un pelino di paglia, ma diciamo che è spettacolare. Beh, ragazzi, io per questo tutorial dei mangini per animali è tutto. Se avete domande scrivete nei commenti di YouTube sotto il video e seguitemi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, Telegram e YouTube, Twitch, attivate la campanellina, mettete un mi piace e commentate. Alla prossima su video tutorial e fammi un simulatore. Sono cose abbastanza banali, magari che tutti conoscono, ma sono dei piccoli video per non farvi comprare macchinari che magari poi non servono, sono difficili da usare, o magari non sapete fare un mix giusto, o magari non sapevate usare questa classe qui davanti che spacca e butta dentro la macchina. Io usavo all'inizio, che non lo sapevo, il muletto che buttavo dentro le palle. Si può fare, era molto divertente, più divertente che usare la macchina, ma la macchina si può fare. Ok ragazzi, fate un video insieme e tutto, al prossimo video di Italia. Questo era il video su come creare mangime per le mucche, infatti si volete, ciao ragazzi.